oggi Minecraft Mystery Box Buzunga. Queste qui sono delle pantofole babucce. Delle babucce di Minecraft. Uno di Minecraft. È balorda, sì. Ci penso io, ci penso io. Prendi. Siete godosi di nuove sorprese, non è vero? E allora, oggi, Minecraft Mystery Box Buzunga! Ok, qua dentro ci sono 10-12 cose comprate da Anna, bellissime per me, che io adesso andrò a... Però Anna le compra per me, ma poi in realtà se le tiene anche per lei, perché è un po' balorda. Allora, apriamo la Mystery Box, io pescherò una cosa senza guardare, voi non dovrete guardare che cosa c'è dentro, quindi guardate me, tiro su... 1 e 2. Potete guardare per un breve istante. Oh, ciao e basta. Non si è visto niente. È proprio quello il senso. Prendiamo la prima cosa e chiudiamo la Mystery Box. Ah, questo pannello della Mystery Box mi farà da sfondo per la Mystery Box. Allora, prima cosa che peschiamo. Oh, questo piace a te. Questo l'hai comprato proprio palesemente per te, però. Allora qui mi bugge. Questa Mystery Box è palesemente per te, Anna. Qui abbiamo un Lego della volpe di Minecraft, con anche l'uomo volpe di Minecraft e le volpi di Minecraft e uno zombie di Minecraft. E si scapocchia. Vedi? Molto bello comunque, mi piace. Vabbè, questo è di Anna, ragazzi, cioè, se capite. Fa tipo, io posso usarlo, cioè io non so montare Lego, quindi al massimo io posso fare Messico. Non ballare. Aprendo un secondo oggetto, attenzione, non guardare. Volete guardare un altro istante tutto il contenuto? Basta! Tiriamo la telecamera e facciamo un danno da 5.000 euro. Prendo un'altra cosa. Ah, questa qui sì che è una cosa che piace anche a me. Questo piace moltissimo. Ah, questo sei tu. Questo qui è il martello Stormlander. Devi guardare. Sto guardando il gioco, adesso non posso guardare te. Oh, il gioco è più bello. Allora, questo qui è il martello Storm. Oh, ti stai fermo. Devi guardare me. E sto guardando tutte e due. Il martello Stormlander di Minecraft è nerf. Quindi cosa vuol dire? Che tu ci puoi sparare con questo martello. Ah, l'ho liberato. È bellissimo, mi piace moltissimo. Posso questo. Posso farlo vedere adesso? Sì. Guardate che bellezza. Questo dai martelloni. E spara le nerf. Che dentro, ho visto, mi pare c'erano dei proiettili appositi. Però saranno andati in giro per tutto il mondo. Ma questa la dobbiamo provare. La dobbiamo provare, eccoli qua. Proviamo. Sa come si ricarica, non ne ho idea, ma proviamo. Eccoli qui. Metti, guarda, 1 2. Zomp. E mo? Beccati questo. Ragazzi, completamente non dannogeno, poiché è nerf. Molto bello, molto molto bello questo qua. Molto bello. Anche a voi, attenta Anna. Ah, vi ho proprio colpito, balordi. Prossima cosa. Ok. Un'altra spizzata dentro la Mystery Box. Vogliamo dare? E vai, spizza, basta. Ah, questo qua, bellissimo. Che cos'è? Gustoso. Miam, miam. Cos'è? TNT Light with Sound. Lampe. Licht. Lampara. Mi hai comprato una lampara. Ne sono godoso. Una luce di Minecraft. Bella. Speriamo. Cosa fai? Ti tocchi la testa. Ma cosa sei? Psyduck. Balorda. Stai ferma. Mi fa ridere. Eccolo qui. La lampada. Bellissima. Che sarà senza batterie, sicuro. Eh sì. È balorda, sì. Ci penso io, ci penso io. Prendi. Bella comunque, molto bella. Era una bella bomba. Mi piacciono a me. Era la bomba quella bomba. Apriamo di nuovo la Mystery Box e peschiamo ancora, perché ci sono sempre più cose. È incredibile. Quello delle nerf era più lungo, perché ogni volta erano da spacchettare. Fateci sapere se avete delle idee nei commenti per altre cose che possiamo fare una Mystery Box di. Per esempio, Mystery Box di cibo per cani. Non lo so, quello che vi viene in mente a voi, Prossima cosa. Questo è pensato per te. Adesso devi guardare. Non inquadrare in terra, è pieno di monnezza. Che ogni volta qui non pulisce nessuno. Qua non pulisce nessuno, non è che tu. È abbastanza. Vabbè.
Adesso apriamo questo qua. Allora, queste qui sono delle pantofole. Babucce. Delle babucce di Minecraft. Del creeper. È molto belle, eh. Molto belle, ma... Oh, e abbassati che sono basse. Sono belle, ma sono piccole. Queste non ci sta neanche... Per le mani. Per le mani, sono babucce per mani. Beh, per il cane possiamo usarle queste, eh. Vedi? Adesso sono... Faccio... Guardate, eh. Faccio tipo... Inquadra le mani. Sono una babuccia con il beccuccio. Questo è il mio tallone. Questo è il mio lattuccio. Vabbè. E mettiamo a posto anche le pantofole di Minecraft. Qua, Anna, stai perdendo colpi, eh. La mystery box delle Nerf che ho fatto io, a me è piaciuta molto. A te no, ma a me è piaciuta molto. Un libro. Allora, l'unico libro che mi piace è il libro dei mostri mio, che oggi non ho da farvi vedere, ma ricordatevi che in tutte le librerie c'è il libro dei mostri Lion, con 28 storie di mostri da me creati, bellissimi, che amo, e anche voi li amerete. Questo qua è il bestiario di Minecraft, però, che ci piace pure questo abbastanza, e ci sono tutte le creature di Minecraft dentro, ma ti dirò, il bestiario lionico è più bello, eh. Di brutto. È molto più bello, è bello anche questo. Ma il bestiario lionico lo batte. Mi dispiace, ma lo batte. Beh, però è bello questo qui. Come guerriero di Minecraft, diciamo che questo bestiario me lo terrò. Da conto, mi piace. Non lo metto a paragone con il mio bestiario, perché quello ci sono molto più legato. Però è un bel bestiario. Prossimo oggetto. Apriamo, perché ce ne abbiamo ancora, eh. Qui questa mystery box non vuole darsi pace. Prendiamo questo. Ah, uno di Minecraft. Questo qui me l'hai ricomprato, perché io lo avevo uno che me l'aveva regalato uno di voi a un vecchissimissimo firmacopie. Io l'ho usato, l'ho avuto per tanto tempo, poi è andato perso dopo tanto. Prossima cosa. Ok. Vedete, adesso. Ah, ma questo ne posso avere godimento di questa cosa qui. Mystery box balorda. Mi sono rotto un'unghia. Bravo. Non fa niente. Ecco qui, la cuffietta di Minecraft. Mettilo, mettilo. Questa qui. Guarda, faccio lo switch, io adesso faccio vedere il Minecraft e tutti scuffi. Ok, scuffia, one, su, aspetta, aspetta. Ah, ecco qui. Ah, sono un altro diverso da prima. Come mi sta? Bene. È bella. Eh? Non borbottare. Oh, guarda che bello che è. Come sono? Bellissimo. Molto bello? Sì. Ah, all right. È creepico. Creeper Lion. Questo lo apprezzo moltissimo. Prossima cosa. Ci abbiamo ancora, ragazzi. Qui. Ma questo è bellissimo. È caduto l'uno. Aspetta che lo apro, che altrimenti non si vede. Wow. Wow. Che bello. Guardate, è un drago Ender Drago di Minecraft. Ah, bellissimo, eh. Ah! Oh! Rugge! Oh, si illumina! Sentite! Ma che spettacolo! Non so come ho fatto. Prende danno! Ma è bellissimo questo Ender Drago! Mio Dio! Hai visto? Però non riesco a... Aspetta, lo devo riuscire a liberare. Capito. Lo sto sconfiggendo, lo sto strozzando, per forza, poverino. Non riesce a uscire. Oddio. Aspettate, lo dobbiamo liberare, che sta soffocando. Fermo! No! L'ho lanciato, aspetta. Eccolo, eccolo, eccolo. Lo apro. Tadan. Sgorra. Bello. Questo è bellissimo. Sono sicuro che l'hai preso per te. Ma lo daremo al cane. Ah, ecco qui. Attenzione, che ho toccato qualcosa. Tutto bene qui? Sì. Prossima cosa, ragazzi, non abbiamo ancora finito. Questo qui piace a me, a Anna e basta, probabilmente. Perché è il gioco da tavolo di Minecraft. Noi lo sapete, ci piacciono i giochi da tavolo. Questo qui è il primo dei due giochi da tavolo di Minecraft, che sono molto belli e lo volevamo. Quindi Anna grande, brava, vedete dietro come funziona. Ci sono tutte le carte, c'è anche un cubo gigante. Inquadra le cose che indico da vicino. Sto inquadrando, ma c'è una luce che ci riflette. Così. Vedete, questo cubo qua è fatto di cubettini e tu lo devi comporre giocando, lo smonti e prendi i pezzetti. È bello, non lo apriamo adesso però perché è troppo vasto. Invece prendiamo il prossimo oggetto. E allora, questo qua non ho idea di che cosa sia, ma adesso lo scopriremo insieme. Allora, set da stanza, due appendiporta, boh, due switch switch list e quattro giant stickers. Questo è per personalizzare la di tua camera.
per fare che è simil Minecraft. Avete capito? È bello. Vedete? Allora, dentro c'è l'appendiporta che lo metti alla porta. Ah, ma è bellissimo, sei in survival mode. Oppure no? È in mind nap. Repeat. Che vuol dire sta cosa? Non ho capito. Vabbè, però, ancora più bello. Abbiamo questo stickerone del creeper bellissimo che attaccheremo da qualche parte. E anche questi sticker più piccoli e bruttissimi. Che boom. Non. Vabbè. Insomma, questi sticker hanno lasciato un po' a desiderare. Questa è sempre roba che ha scelto Anna, diamole un po' di colpa. Prendiamo anche. Ormai la scatola sta per finire, Questa Ender Dragon Head Torch. Mio Dio, ma te la devi attaccare alla fronte, ma è buonissimo questo. Per illuminare quando fai le cose. Ah! Sarà senza batteria anche questa, ma guardate che bellezza. Eh sì, è senza batteria. Perché non compri le cose con le batterie, balorda? Mettila. Me la metto. Non mi sta, è troppo piccola. Allargala. Non è fattibile, aspetta. È molto difficile, Aspettate che... Ecco. La metto. Sono uno spelunker adesso. Mi sta bene? Sì? Wow! Gang! Ah, che bello! Ultima cosa all'interno del nostro scatolone matto. Set di blocchi di Minecraft, 16 blocchi che si illuminano. Non te lo chiedo neanche se si illuminano, perché sicuramente non c'è neanche qui la batteria. Però sono bellissimi perché vedete, puoi costruire tipo una torre e si illuminano uno appresso all'altro. Bellissimo! Blocchi inclusi. 4 erba, 2 magma, una crafting table, pumpkin, redstone, TNT, diamond, redstone, glowstone, watermelon. Bello, 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 bello. Bene, questa mystery box. Beh, drago maledetto. Si è finita così. Spero che vi sia piaciuta. È stata sotto tutti gli aspetti una gudosa mystery box. Per oggi però ci salutiamo, suggerite altre mystery box, il tema di un'altra e Lion out!